E bello ragazzi, io sono CD di C3. Oggi do un ultimo episodio di FNLights, nuova stagione, e fammi anche a portare lo scudetto della Crab, perché portamene. Comunque, Fortnite non so quando portarlo, perché so che c'è la nostra stagione, ma c'è proprio oggi, c'è proprio oggi, non domani, boh, oggi, vabbè. Comunque, ho trovato questo canale YouTube di Formula 1. Allora, in italiano, allora, con la texture vedranno nuove cose. La prima e l'ultima gara ve le faccio vedere sia le qualifiche sia la gara. Poi, ogni gara che va avanti, ve le faccio vedere solo se ci sono safety car o particolari cose che non sono capite. Se ci sono bandiere rosse, soprattutto. Se no, solo il riassunto. Comunque, a parte questo, prendiamo un po'. Diciamo un po' i titoli. Non avete paura, non per quanto riguarda il numero dei video. Allora, Bahrain, nelle prove libere è già sfida Red Bull Ferrari. Già qua. Si potete già pensare alle qualifiche e alla gara. Binotto si punta alla vittoria, ma senza illusioni. Sainz, bene il terzo posto, ma deve migliorare. Il suo posto nelle libere. Verstappen, effetto tutto liscio, Ferrari vicina. Leclerc, venerdì positivo, Red Bull ancora un po' avanti, positivo intendo positivo giorno. Hamilton, niente bluff, abbiamo grandi problemi. Bluff non è una bugia perché infatti fatica. Tipo Bahrain, gli Lions sono proprio libero, non ci interessano. Russell, ora non siamo al livello che vorremmo. Bahrain, libero 2, Verstappen. Primo Verstappen, poi Leclerc e Sainz, ok? Conferme per Red Bull e Ferrari, che fatica la Mercedes. Tipo Bahrain, confronto Mercedes Red Bull, F1 libero in Bahrain, codice la telemetria. Alzate il volume, questa è Formula 1, questo qui è il video, la sigla. Mi darà copyright, lo so, spiego YouTube, ti prego, non voglio copyright. No, no, via, via, via. Cosa ne pensate? Allora, nei commenti se il video non è bloccato. Comunque sì, allora, Hülkenberg alla Haas al posto di Nikita Mazepin perché è ufficiale, per tutto questo, perché per il confronto, per la lotta tra Russia e Ucraina. Poi Bahrain, Gasly, Libere 1, poi le Ferrari. F1 esalteranno, ripassando. Ah, è una cosa. Porpoising. Allora, quella cosa. Fette positivo al Covid. Quindi non ha corso. Anche se c'era la sua immagine nella scheda. La versione standard. E l'altra il fondo Mercedes Hamilton. Al momento non siamo in lizza per vincere. A tu per tu con la Ferrari. Genè spiega la F1 75. È una grande attesa per la F1 e per la Ferrari. Sainz, la Ferrari deve sempre puntare a vincere. Leclerc, tantissima voglia di andare in pista. Leclerc, il saltellamento della F1 75 è migliorato. Sainz, test senza intoppi, macchina solida. Bahrain, fine settimana carico di aspettative. Cosa aspettarsi dalla Mercedes in Bahrain? Poi, Formula 1 via. Domenica alle 16 il GP del Bahrain. Non vi faccio dire perché tanto non è che si pronto, ok? Ecco, che nuova era benissimo, non vi faccio dire. Hamilton, aggiungo al mio cognome quello di Hamilton, aggiungo al mio cognome quello di mia madre. Perché?
Si corre la carica di Hamilton dell'Expo di Dubai. F1, conclusi i test. Conclusi i test. Il bilancio della settimana da mondiale. F1 maratona test. Ma Bob prova a resistere. Test Bahrain Day 3. In pista va prima di tutti Magnussen. Prime prove libere. Un flare a caccia. Test F1, test F1, test Bahrain. F1 in Bahrain. Dai test al primo GP. Del test Bahrain, il crack più vicino al momento nel day one. La stagione che stavamo tutti aspettando. Dal 20 marzo torna la F1, live su Sky. Bahrain Terrace, problemi di sovrasterzo per Hamilton in Bahrain. Nevi saldi dopo fuori pista, Leclerc secondo in libere 3. Bahrain libere 3 Verstappen, ma Leclerc è lì, secondo. I tempi. F1, consiglio mondiale. Il principale dirigente della FIA... Mondiale F1 cosa cambia con il nuovo posto? Sainz, fatto progressi, bello lo 3 per la pole. Questa andiamo a correre alternata. Sarà grande gara. Leclerc, pole, una sorpresa. Ora un'acuta gara. Ferrari, pole, Leclerc in Bahrain. Risultanza al box. GP Bahrain, highlights delle qualifiche. Ve le faccio vedere, ragazzi. E niente. Ci sarà anche una canzone. Spero non sia copyright. Like e iniziamo. Signore e signori, di nuovo ben ritrovati dal Bahrain. Inizia la stagione di Formula 1 ufficialmente con questa prima qualifica. Va a chiudere Verstappen con... Oh, guarda che bella classifica nuova. La Alfa Romeo va perché il motore Ferrari va, quindi la camera di Leclerc. Risultato per Leclerc e Carlo Vanzini con la prossima Verstappen. Sentite come urla Leclerc e Carlo. Quale che Leclerc primo, Verstappen secondo, Sainz terzo. E i primi tre della classifica sono questi qui. No, scusate ragazzi, ok. Poi, F2 in Bahrain, Marshall perde i pantaloni. Vabbè, questa qualifica a corrente alternata. Hamilton, Sainz, lottare per la pole, grande progresso. La pole di Leclerc ha accesso nuove speranze. Una grande Ferrari e c'è un'anomalia che dice molto. Qualifica Bahrain, la terza prima della pole di Leclerc. Bahrain, i Leclerc cominciano da un podio. Arthur secondo in F3. F2, F1, c'è un sensore di in griglia. Di cosa ti tratta? Alesibili, si mette nel fare così. F1 in Bahrain, Ricciardo, Briatore, Leclerc, GP Bahrain, il primo giro resta, ecco, riassunto. GP Bahrain, il primo giro, Leclerc sta davanti a tutti. Leclerc Verstappen, show tra sorpassi e contro sorpassi. Entra la safety car e Leclerc parte da grande. Problema della Red Bull, Verstappen è costretto di tiro. E anche Perez. GP Bahrain, gli highlights della gara. Guardiamo la gara che è bella.
Leclerc, Verstappen, Sainz, Hamilton su Perez. Di cattiveria di forza, Hamilton si prende la quarta posizione. Perez che va all'attacco di Lewis Hamilton e passa così all'esterno. Stop di Charles Leclerc, Verstappen è già sul penultimo dritto, è già quasi sull'ultima curva, ha fatto un super tempo nel settore centrale Verstappen. Leclerc, sì, sì, che è Leclerc questo. Con Leclerc e Verstappen, sì. Leclerc esce subito davanti. Qua passa stata 2-3 giri, 3-4 giri, battaglia eterna tra Verstappen. Quando superava, adesso qua vedete, qua ha avuto l'ansia, no, ha perso tutto. Adesso vedete qua, niente spoiler. Non è finita, spalanca l'ala questa volta Leclerc, gli concede l'esterno Max Verstappen andando verso curva 4, con Leclerc che glielo chiude in faccia. Poi è lontano però, cioè qua a cioè tra al se andare più lungo andare al bloccaggio, infatti è andato il bloccaggio, detto, ma prima volta... Sana, c'è una volta bloccaggio e lì etto spettellamento lì ha perso poi e qua c'è il fuoco safety car per questo motivo fuoco per Pierre Gasly peccato in suo safety car e qua prima per Verstappen. A me dispiace, ma a molti fa piacere, perché dico che è uno sbruffone, anche sì, ok, giusto, però per me dispiace. E siete anche per Perez, il ritiro anche per lui. È l'ultimo giro, eh. Sentite l'esultanza di Carranzini. E quindi ragazzi, scusate per... E quindi parliamo un po' di questa Ferrari. Di battaglie per il mondiale non posso dire niente perché c'è tutto invariato. La prossima gara vedremo un po' qual è. Per adesso si vede Ferrari, Red Bull e Mercedes le più... battaglie serrate tra costruttori e piloti. Io direi di parlare della lotta tra Leclerc e Verstappen, la lotta più serrata. La Ferrari va quest'anno, dico solo questo. Voi avete visto che ha provato la Ferrari? Non continua, anche se Verstappen non si ritirava, magari continuava così, non fa niente. Se la safety car magari continuava così, anche se non si ritirava, ma comunque così. Parlando della Ferrari, boh, i voti. Ho quella classifica, ragazzi. I voti. Ho solo quelle dei primi 10. Oh, a Leclerc gli do un bel 10. Anche a Sainz vuole dare 10, ma un 9-9,5. Sicuramente vi do. Oggi ho i mezzi punti. Questa 9,5. 10 meno. 10 meno. È il massimo. Ah, Lewis Hamilton ha avuto una fortuna tremenda. Tremenda. Il compitino 6,5 per la fortuna. Russell anche lui do 6,5 o anche 6 perché la Ferrari non è quella che mi aspettavo, non è una Mercedes che mi aspettavo. Magnussen ha fatto una as che mi aspettavo comunque Ferrari do 7 per Magnussen perché Mick Schumacher ha finito, infatti Mick Schumacher gli do 2,5, non so. Botta, salvato anche l'Alfa Romeo, a lui do anche lui do un 7 meno, diciamo, dai, 6,5. Ocon, bene, do un 7 anche lui. Tsunoda. Allora, a Tsunoda do 6,5 perché poteva fare meglio, contando le macchine che ha davanti. Alonso do un 7 meno, diciamo, perché poteva far meglio Alonso. E Guanyu Zhou do 7,5/7 perché sì, ci sta, perché ha fatto volare. E poi peccato, a Verstappen gli davo
9 se stava secondo, e a Perez gli davo 6, 6 e mezzo se restava, no, gli davo anche lui un 9, un 9 meno, gli davo a Perez se stava quarto, e niente, comunque dai, il predestinato vince, sono molto felice. Detto questo, vi saluto, per questo video è tutto. Noi ci vediamo per il prossimo video su Fortnite, per spiegare un po' la nuova stagione di Fortnite, che non so quando vedrete il video. Comunque ragazzi, spero, like, condivisione, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, seguitemi su Instagram, chiocciola cd17_y_official. Ragazzi, un bacione, e dal vostro cd17 è tutto. Bene ragazzoli, ciao.